C'è un problema. Questo Vangelo riprende l'ultimo versetto dell'Evangelo di domenica scorsa, ma c'è un problema. La gente, inizialmente tutti davano grande testimonianza ed erano meravigliati di queste parole di grazia che uscivano dalla bocca di Gesù. Martireo, cioè davano bella testimonianza, una buona testimonianza, che belle parole che ci ha detto. Però c'è un problema quasi schizofrenico. A un certo punto questi si arrabbiano, non si capisce perché, gli vanno contro, per un motivo particolare che forse non riusciamo a comprendere. Il primo potrebbe essere questo. Nella sinagoga Gesù non aveva letto tutto il testo di Isaia 61, a un certo punto si era fermato nell'ultimo versetto, alla prima parte, in cui dice a proclamare l'anno di grazia del Signore, senza continuare con l'ultima parte di quel versetto in cui si dice è un giorno di vendetta per il nostro Dio. Si lo elimina questo versetto, come a dire che la sua missione sarà una missione di grazia, di bontà, di misericordia, di accoglienza del povero, dell'afflitto, dell'emarginato, di colui che non è capito. Oggi si compie questa parola, che non è una parola di vendetta, mentre il popolo di Israele si aspettava il Messia vendicatore, colui che avrebbe fatto fuori tutti, soprattutto i nemici. Non è costui il figlio di Giuseppe, non è stato qui tra noi. Già non abbiamo accettato di buon animo che lui sia andato via a Cafarnao, ma noi lo conosciamo, è uno dei nostri. Attenzione, uno dei peccati più grandi che noi possiamo commettere è quando diciamo Gesù sta solo dalla mia parte, non dalla parte degli altri. Io lo conosco molto bene, mi è familiare, è uno che fa parte della mia famiglia. Allora Gesù risponde, voi mi citerete il primo proverbio, ecco perché oggi siamo in questo studio medico. Medice, curate ipsum. Medico, terapeuo, fatti tu la terapia. Cioè, come a dire, comincia a curare i tuoi familiari. Se tu sei un medico, comincia a curare te stesso e le persone a te care. Cioè, ossia, i miracoli che tu hai fatto a Cafarnao, comincia a fare qui. Non andare fuori a fare miracoli. Falli qui, a casa tua. E poi aggiunge un secondo proverbio. Nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Chiaramente questi due proverbi cominciano a scatenare la rabbia dei suoi concittadini nazareni. E aggiunge, vi erano molte vedove al tempo di Elia, eppure una sola Elia ha guarito, la vedova di Zarepta, cioè una pagana, una lontana. Come c'erano molti lebbrosi al tempo di Eliseo, eppure ne è stato guarito solo uno, Naaman in Siro, un lontano da Dio. Come a dire che la grazia e la potenza di Dio si è riversata sui lontani, non solo sui vicini, non solo sui suoi parenti, non solo sui suoi familiari. Questo è un problema che loro non riescono a comprendere, che la misericordia di Dio abbraccia i lontani, anche i peccatori, coloro che stanno fuori, oggi diremmo, della grazia di Dio. All'udire queste cose, tutti si riempirono di sdegno, uno sdegno forte tanto che Ecballo lo presero e lo spinsero fuori dalla città. È come dire, guarda, vi ricordate la tentazione sotto la croce, no? Ai versetti 23 e 29, il ladrone dice a Gesù, non sei tu il Cristo, salva te stesso e anche noi. Se vuoi fare qualcosa di buono, salvati. E salva anche noi. E questa è la rabbia. Quei miracoli che tu hai fatto a Cafarnao, falli anche qui, perché noi siamo i vicini, noi ti conosciamo, tu sei nostra proprietà privata. Dio non appartiene a nessuno. E il suo amore è così grande, così esteso, che non conosce razze, non conosce religioni, non conosce colori, non conosce situazioni, non conosce peccato. Il suo amore si estende su ciascuno di noi. Lo prendono, lo sbattono fuori, lo portano lì sul monte per gettarlo giù. A un certo punto, dice il Vangelo, così si conclude, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Poreuomai. Sembra quasi che per miracolo lui si sia liquefatto e sia passato in mezzo a loro. Invece questo ultimo ma significativo passo del Vangelo ci dice, ci racconta una cosa molto bella a noi come a tutti coloro in cui oggi si compie questa parola. Ci dice Gesù, non ti preoccupare, non temere se ti vorranno buttare e mettere a morte, non temere i tuoi nemici, non temere coloro che ti vogliono lanciare giù, non aver paura di coloro che ti vogliono mettere a morte. Lui passa tranquillo,
anche tu passa tranquillo attraverso le tribolazioni, cammina tranquillo attraverso la vita, procedi sereno nonostante le tantissime difficoltà che incontrerai sul tuo cammino, perché io sono con te, quindi non temere, va avanti. E questo verbo poreuomai significa proprio incidere, vai avanti. Sappiamo che nell'Evangelo di Luca tutto è un cammino di Gesù verso Gerusalemme, così anche a te Gesù oggi dice: nonostante chi ti vuole mettere a morte, con serenità, tu passa attraverso di loro e vai avanti, perché io sono con te.